Milinkovic-Savic Juve, accordo. Ciao amici da Passione Bianconera, bentornati in questo nuovo video. Come sempre ti invito ad iscriverti al canale per non perderti nessuna novità e per rimanere aggiornato sulle novità della Juve, ma soprattutto attiva la campanella delle notifiche e fammi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensi. Allora, la notizia di oggi è questa qui. C'è una fonte che io personalmente reputo attendibile, abbastanza attendibile. È vero che stiamo giocando di largo anticipo un mese circa, anzi un mese abbondante dall'inizio della sessione di gennaio di calciomercato, ma la fonte in questione, in questo caso Alfredo Pedulla, che comunque nonostante ciò lo reputo una persona di un certo livello. Quindi la fonte, che in questo caso Alfredo Pedulla, ha dichiarato questo, che Milinkovic-Savic ha un accordo di massima con la Juventus per 6 milioni di euro a stagione, già accordati con la Juve, e ricordiamo che Milinkovic-Savic ha un contratto in scadenza con la Lazio al 30 giugno del 2024, quindi tra un anno e mezzo circa. Il problema qual è? Che Lotito ha sempre fatto in questi anni una sorta di gioco forza, nel senso che ha sempre chiesto una cifra spropositata per il cartellino di Milinkovic-Savic, ricordiamo i famosi 100 milioni di cartellino, che ovviamente più si avvicina alla scadenza e più questi 100 milioni difficilmente qualcuno possa arrivare sotto, ma piuttosto aspettare la fine della scadenza del contratto di Milinkovic-Savic. Già c'è stato, a differenza di quello che c'era stato già qualche anno fa, perché la Juve, ricordiamo, sta sondando il giocatore già da diverso tempo, ma sembra che in questo caso ci sia un accordo molto più incisivo rispetto a qualche mese barra anno fa, e perché ovviamente il contratto sta giungendo a scadenza e d'altra parte Lotito non potrà più richiedere tutte quelle cifre lì che ha chiesto fino adesso. Infatti Milinkovic-Savic, per diciamo un segno, chiamiamolo, di gratitudine nei confronti della Lazio, molto probabilmente che cosa farà? Rinnoverà con la Lazio con una clausola che inserirà all'interno del rinnovo di 40-50 milioni di euro. In questo caso, qualsiasi pretendente vorrà ovviamente acquistarlo prima della scadenza, dovrà sborsare questa cifra. In questo modo la Juve, in maniera un po' più agevole, molto probabilmente, quindi scordatevi gennaio, molto probabilmente lo vedremo la Juve nell'estate prossima. Ovviamente noi vi terremo aggiornatissimi perché è una notizia molto calda, quindi ci saranno sicuramente dei nuovi sviluppi. Per questo video è tutto, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao e a presto!